e se dal monto non va allo stadio. Per la Serie B, anche in Serie C, venite allo stadio. Lasciate stare la radio, la nostra squadra ci sta aspettando. Che sia Serie C, anche Serie C, venite allo stadio. Il biglietto lo fa. Ben ritrovati amici di tuttobari.com. Dopo la strepitosa vittoria al Ceravolo di Catanzaro, siamo venuti qui all'antistadio a testare l'umore dei tifosi dopo questo ennesimo allungo in classifica. Andiamo. Il Bari, dopo un periodo che è stato un po', diciamo, in una fase calante, adesso lo vedo giocare molto meglio. Vedo una squadra che gira, una squadra felice che corre. Ieri è stata davvero una partita bellissima. Poi De Rico ha fatto un gol che va alla Serie B. Esatto, possiamo dire di essere con un piede e mezzo in Serie B, finalmente, dopo tutti questi anni in Serie C. Sì, sì, il clima poi era anche abbastanza bollente, quindi anche dal punto di vista ambientale la situazione era difficile, poi siamo passati in svantaggio e la squadra ha dimostrato anche compattezza e maturità ed è riuscita a ribaltare anche il risultato, che insomma non era semplice. Anche sì, mercoledì soprattutto cerchiamo di essere in tanti, proprio perché la squadra e i ragazzi hanno meritato appunto anche l'appoggio di tutta la città, del pubblico. Sì, sì, no, indubbiamente, vabbè, giocavamo a Catanzaro in casa loro, quindi loro dovevano metterla sul piano della intimidazione già dai cori prepartita quando è entrata la squadra e cose varie. Poi noi abbiamo dato prova di carattere, io ci credevo nel risultato e basta, la squadra c'è, e prendiamoci questi altri 12 punti, 4 vittorie su 7 partite, le altre 3 possiamo anche giochicchiare. Si può dire che è stata una bella partita che ha messo già da parte, non dico un piede e mezzo in Serie B, ce l'aspettavamo. Una bella partita, insomma, impostata sul carattere, dove si sono viste belle giocate, ma diciamo quello che mi ha colpito di più è stato proprio De Rico, che ha fatto veramente una gara superlativa, ecco. Quindi ora aspettiamo solo, diciamo, la matematica. Aspettiamo la matematica e queste 7 gare che dobbiamo saper, diciamo, giostrare bene con i punti e anche con i giocatori a disposizione, sperando che possano recuperare una buona parte. Dopo anni ci siamo rimboccate le maniche, e con questo presidente, con questo allenatore, con questo direttore sportivo, guarda, è una gioia immensa, è una qualcosa di indescrivibile. Però c'è gente pure che critica. Va bene, dai, mi dà un po' di fastidio, perché tu non puoi permetterti di andare, e c'è quella piccola parte di gente che critica. Va bene, da questo, diciamo, è il momento di gioire inutile. Noi nel bene e nel male, dobbiamo sempre voler bene al Bari e basta. A noi ci mancano adesso, come siamo adesso, 12 punti. Noi ci abbiamo Juve Stabia, Vibonese, Domenica, Andria e Taranto. Se, penso più di sì che di no. Noi siamo in Serie B. Noi, è stupita, diciamo, questa squadra. Sì, a livello, guarda, io non pensavo veramente, dico una cosa, non puntavo su questo allenatore, giusto non per fare una critica, perché l'abbiamo cambiata assai, tipo quel signore di ieri che mi sembrava vedere lui quando è arrivato a Bari chissà che cosa doveva fare, e invece questo, io non pensavo di quel, io invece questo qui a livello proprio nazionale ho visto una cosa incredibile. È soddisfatto, diciamo. Sì, sì. Mi auguro, speriamo, per me va benissimo, stanno giocando bene, si sono riprese e ormai il campionato è nostro, basta, noi per me siamo già in Serie B. Poi qua dobbiamo riempire lo stadio, perché come si fa a non venire allo stadio, che è una squadra che stiamo dall'inizio in testa, ma stiamo scherzando. Venite tutti allo stadio. Venite tutto allo stadio, dare coraggio ai ragazzi. Invito tutti quanti dopo una partita del genere, perché il Bari ha bisogno di tanti, tanti, tanti tifosi, ma tifosi veramente. Non per venire a scaldare o così, perché il Bari veramente ha bisogno dei tifosi che in questo momento hanno dato tutto. In una parola sola, venite allo stadio. Venite allo stadio, come dice Baffo, troppo bello Bari. Sono qui con un tifoso dell'Avellino, no? Qui in maglia verde. Ti è piaciuto il Bari, ovviamente, è inutile dire. Il Bari mi è piaciuto assai, il gol di De Rico, io mi ricordo che De Rico ha visto a Di Cesare Valerio
che ha girato e ha fatto gol, e lui ha, Derico l'ha visto e ha segnato. Secondo te è fatta? Oppure dobbiamo ancora aspettare no, la mattina? No, no, il Bari deve lottare con il cuore e con la grinta. Dai ragazzi, dai!